Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il Grande Fratello ha già le prime tensioni e Eleonora Cecere sbotta. Il reality show è iniziato solo lunedì scorso, ma in casa sono già nate le prime scaramucce tra i concorrenti. Eleonora Cecere, ex ragazza di Non è la Rai, ha dato i primi segni di frustrazione, rimproverando alcuni coinquilini per non rimettere a posto gli elettrodomestici dopo averli utilizzati. Eleonora è molto attiva nelle faccende di casa e pretende che anche i suoi compagni siano altrettanto organizzati. Quando si usa la roba, perché non si rimette a posto? È un concetto che nemmeno a casa mia faccio questo. La scopa elettrica si prende, si usa e si lascia lì, e quell'altra cosa si prende, si usa e si mette lì, poi arriva la scema di turno che prende tutto e lo mette a posto. Anche no. Va tutto in magazzino e ho trovato la scopa elettrica fuori dal magazzino, ok? Ha esclamato Eleonora rivolgendosi in particolare a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La situazione sembra essere peggiorata quando Eleonora ha confessato di non sentirsi bene e di avere un forte mal di pancia. Le amiche Pamela e Ilaria le hanno consigliato di chiedere di poter parlare con il marito in confessionale, ipotizzando una causa psicosomatica. Enzo Paolo Turchi, invece, ha ipotizzato che il mal di pancia potesse essere causato dalla cena a base di verdure che fermentano molto. Dopo un po' sembra che Eleonora abbia iniziato a sentirsi meglio. Il Grande Fratello è appena iniziato e già le tensioni sono alle stelle. Sarà interessante vedere come si evolveranno i rapporti tra i concorrenti e se Eleonora riuscirà a trovare un equilibrio con i suoi coinquilini. Restate sintonizzati per scoprire tutte le...